mostra comincia oggi, durerà fino al 20 di ottobre. La squadra che abbiamo formato insieme con Lorenzo Maddaro, siamo riusciti a raccogliere i più grandi nomi del Novecento italiano. La mostra sono tutti artisti italiani, questo ci tengo a precisarlo, e sono tutti artisti che tutte opere che arrivano da collezioni private. Abbiamo veramente scandagliato l'Italia da lungo al largo, dal nord al sud, all'est all'ovest, per cercare delle opere significative e rappresentative di ogni artista. Possiamo ammirare qui in mostra delle opere importantissime di De Chirico, il clou il quadro più importante è sicuramente un taglio rosso iconico di Fontana, che è accompagnato anche da un'opera su carta, e due opere sempre nella stessa sala di Enrico Castellani e di Agostino Buonallumi. La proposta culturale che una città turistica come Otranto mette in campo è determinante oggi per poter intercettare degli ospiti e dei turisti che cercano ormai esperienze culturali, che vogliono vivere il territorio e non semplicemente visitarlo. Noi quest'anno riusciamo addirittura a raddoppiare nell'estate con la proposta culturale del nostro Castello Aragonese, perché riusciamo a mantenere la mostra fotografica di Oliviero Toscani e raddoppiamo con una mostra di pittura importantissima che ci dà uno spaccato dell'arte del Novecento in Italia. Avevo visto questo dipinto un paio d'anni fa, quando Perilli, festeggiando i suoi 90 anni, mi aveva concesso un'intervista per Repubblica Roma, e quindi l'avevo visto nella sua grande casa studio a Orvieto, dove si è ritirato ormai 20 anni fa. È un grandissimo maestro dell'arte italiana che per fortuna si sta anche rivalutando a livello internazionale, ed è secondo me una delle opere germinali di questa mostra, che è un percorso di ricognizione che non pretende esaustività, ma che invece racconta attraverso gruppi, singoli, quindi attraverso un percorso che si snoda tra collettivi, singoli artisti, singole storie, un secolo complesso, estremamente sfaccettato, di rivoluzioni, di cambiamenti, di passi avanti, di passi indietro, cioè un secolo che ha visto l'arte cambiare non soltanto a livello visivo, formale, di linguaggio, ma anche a livello statutario. Il pensiero di avere cornici diverse, di vari colori e forme eccetera, mi ha fatto partire da un allestimento su fondo neutro il più possibile. In questo caso siamo nella sala grigia, che tra l'altro è un colore secondo me molto adatto agli allestimenti, però l'ho utilizzato in una sala che è quella degli spazialisti, perché intanto le cornici, come potete vedere, sono più etere, e quindi c'è la possibilità di vedere direttamente l'opera. Quando invece nelle altre sale si ha a che fare con cornici più spesse, bisogna equilibrare. È una mostra che è molto importante perché è una mostra pensata non solo per Otranto, perché per questo spazio, ma una mostra pensata perché riesce a coniugare divulgazione e approfondimento e a raccontarci un secolo di una complessità che ci riguarda. Questo secolo complesso è, come diceva questo storico inglese, il secolo breve, che è riuscito a chiudere e a concludere gli estremi della modernità dalla prima guerra mondiale del 1914 al crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, e nello stesso tempo a elaborare i codici della contemporaneità, dal punk, dal rock all'house, all'happening, tutto quello che è contemporaneo, fortemente contemporaneo, è stato elaborato in questo strepitoso secolo.